Ciao ragazzi, oggi vi voglio far vedere come utilizzare la resina UV. Sono andato in fiera a Genova, diciamo, Fantasy Hobby, e ho fatto un po' di scorte, adesso vi faccio un po' vedere. Glitter, pigmenti, ho comprato di tutto. Stampi, adesso li sono tutti ad asciugare. E mi piace tantissimo fare queste creazioni. Adesso poi vi faccio vedere qualche creazione che ho già fatto. Allora, vi voglio far vedere come fare questo ombrellino, che è un bezel, e lo voglio fare, diciamo, con 3-4 colori a sfumare. Adesso vedrete come si fa e come viene. Io uso i cucchiaini perché mi trovo più comodo. Allora, mi servono 4 cucchiaini. Dove è andato a finire l'altro? Eccolo qua. 4 cucchiaini con un goccino di resina in ognuno. Non ce ne va chissà che cosa. Ok, poi magari un cicino in più. Allora, prenderemo il colorante blu, verde, giallo, blu, verde, giallo e prenderemo anche un azzurrino. Questo è un altro tipo. Allora, iniziamo con il blu. Verde. Questi sono tutti perlati. Giallo. Azzurro ce n'è un po' di più. Ok, iniziamo a mischiare. Io per pulire uso sempre le salviette umidificate, giallo, verde. Visto che io voglio farne un po' glitterosi, non chissà che cosa, quindi mi glitter dello stesso colore. Allora, prendiamo questo azzurrino qua per l'azzurro. Il mio strumentino apposta e ce ne mettiamo un pochino, poi quelli gialli per il giallo.
verde, dove sta? Verde, eccolo qua. Verde. Blu per blu. Se riesco ad aprirlo. Troppi. Rimischiamo tutti e quattro i colori. Così che diventano belli glitterati. Iniziamo dal blu. Giallo si vedono un po' poco, anzi. Poi adesso spostiamoli un attimino, prendiamo il nostro bel, mettiamoli in ordine. Allora ci va così, prendiamo il bezel, io un pochino di retina trasparente di fondo la metto sempre. Così, però non vedete. Così. Tanto che magari zoomiamo un pochino. Ok. Un goccino proprio da fare la base. Adesso però sorge un problema. E asciughiamo. Qui bisogna asciugare sempre con la lampada UV. Copro gli altri perché sennò mi si asciugano tutti. Penso che così vada già bene. Adesso prendiamo il blu. E cerchiamo di metterlo sopra. Poi prendiamo un azzurrino. Mettiamolo subito sotto. Che si mischino un pochino. Prendiamo il verde e facciamo la stessa cosa. Non c'ho voce stasera. So. Infine il giallo. Adesso
Non vorrei sprecarle perché ce n'è ancora un pochino, facciamo così. E li facciamo asciugare. Io ripeto un pochino il procedimento, però la rovescia. Prima il giallo. Verde. Cerchiamo di arrivare al bordo del bezel. Ok. Poi l'azzurro. E infine l'ultimo angolino di blu. E polimerizziamo di nuovo. Adesso stacchiamo dal tavolo da lavoro. Vedete com'è venuto? Bello sia il dritto che il rovescio. Volendo ci possiamo attaccare con qualcosa. Adesso vediamo un po'. Secondo me ci sta bene qualche stellina viola. Però lo metto sul tetto, mi piace di più. Micro strato di resina, proprio micro, micro, micro. Ci metterei anche qualcuno di questi.
Non si vuole staccare. Vediamo se è asciutto. Teniamo più che bene. E voilà. E questa è la creazione finita. Speriamo che mette bene a fuoco. E questa è la resina UV. E si può fare qualunque cosa. Adesso vi faccio vedere proprio qualche cosa che ho sotto mano. Questa la devo ancora pulire perché è stato. Ho fatto la prova per fare uno stampo, ma non è che sia venuto granché bene. Poi ho fatto un paio di orecchini. Ho appena finito di fare un paio di orecchini che devo ancora scartare e tagliare un po' bene. E questo è bianco perlato con i glitter argentati e con le pagliuzze argentate. E questi diventeranno un po' di orecchini. E questo è tutto. Adesso poi nei prossimi video vi farò vedere tutte le mie creazioni in resina. Ciao, al prossimo video.